Un giovane ragazzo nasce in Brasile. La sua è una famiglia giapponese. Suo padre è un rinomato maestro di karate. Inizia così, fin da piccolo, ad addestrarsi nel karate. Vede in TV un evento di MMA e decide che è lì che vuole andare. Suo padre si oppone, ma non c'è niente da fare. Parte letteralmente dal basso e costruirà una delle carriere più memorabili della storia delle MMA. Oggi vi racconto la storia di Lyoto Machida. Abbiamo sentito per anni che il karate non funziona nell'MMA. Poi è arrivato Lyoto Machida ed ha ampiamente dimostrato il contrario. Combattendo nelle arene più importanti di tutto il mondo per più di 20 anni, il drago si è guadagnato la reputazione di un vero samurai, mettendo in fila una serie di KO indimenticabili. Questa è la storia del maestro di karate che ha superato tutte le aspettative vincendo l'ambita cintura del campionato UFC. Lyoto è il terzo figlio del famoso maestro di karate Yoshizo Machida, che aveva 22 anni quando si trasferì dal Giappone in Brasile. Nel nuovo paese, come immigrato, Yoshizo viaggiò fra diverse città, vivendo e insegnando arti marziali alla gente del posto. Quando mio padre arrivò in Brasile, non parlava brasiliano e non aveva nient'altro che una valigia di vestiti ed il desiderio di far conoscere a tutti il suo karate. Ha dedicato la sua intera vita a questo. Yoshizo sposò una ragazza del posto brasiliana ed hanno avuto 4 figli. Presto il maestro si stabilì nella città di Belém ed aprì la sua scuola. I figli furono così, fin da piccoli, introdotti alle arti marziali giapponesi. Lyoto ha iniziato a fare arti marziali a 4 anni. L'intenzione di mio padre era di introdurci anche al lato filosofico del combattimento, non farci diventare solo degli atleti, ma formare anche degli individui con una morale ed una perfetta etica giapponese. La disciplina nella scuola Machida era severa, la prima lezione iniziava addirittura alle 5 del mattino. Allenamenti duri e l'atmosfera era di assoluta disciplina e questo temprava i giovani ragazzi. Mio padre pretendeva davvero molto da noi. Mi lamentavo che non volevo alzarmi alle 5 per allenarmi, ma lui mi rispose che prima di tutto dovevo vincere me stesso e dovevo farlo. All'età di 13 anni diventò cintura nera e iniziò a gareggiare nel karate. Sconfiggeva tutti i suoi coetanei, ma non riuscì mai a battere suo fratello Shinzo. Il giovane Lyoto passò altri 4 anni ad allenarsi intensamente per cercare di superare il fratello e alla fine ci riuscì. Quindi è da questo giorno che decise di dedicare interamente la sua vita alle arti marziali. Quando arrivò a 15 anni vide in TV l'UFC per la prima volta. A quei tempi Royce Gracie era la stella della gabbia e batteva tutti i suoi rivali nonostante avesse una stazza media. Lyoto espresse a suo padre il desiderio di combattere nel UFC, ma suo padre si rivelò contrario a questa cosa, perché considerava la gabbia una cosa abominevole, che niente aveva a che fare con le arti marziali. Lyoto continuava ad insistere e sembrava ignorare la disapprovazione del padre, ed alla fine il padre dovette prendere atto che il figlio oramai aveva preso la sua decisione. Decise così di portare suo figlio da un suo vecchio amico. Questa persona era niente meno che Antonio Inoki, il leggendario wrestler giapponese famoso per aver combattuto nel 1976 con Muhammad Ali nel primo vero combattimento misto della storia della TV. Così, all'inizio degli anni 2000, Machida torna in Giappone, dove iniziò la sua preparazione per il suo debutto nelle MMA sotto la guida di Antonio Inoki. Per i successivi 3 anni si mosse di città in città in Giappone per perfezionarsi e visto che Inoki aveva varie attività in tutto il paese, Machida lo seguiva dappertutto. Quando Lyoto fu pronto, Inoki lo fece partecipare ad un evento importante e Lyoto apparve indossando dei vestiti molto stravaganti che erano stati scelti dai suoi manager giapponesi. Lyoto era abbastanza riservato però in questo incontro. Sembrava che non volesse mostrare le tecniche di karate apprese da suo padre e quindi si affidò molto a delle tecniche di wrestling. Ma il suo debutto da professionista non poteva iniziare meglio. Non lasciò possibilità agli avversari ed il suo esordio fu da vincitore.
ricevette le congratulazioni di Antonio Inoki, che lo prese a schiaffi. La leggenda infatti narra che gli schiaffi di Inoki rendevano qualsiasi combattente che li riceveva più forte. Ma Lyoto a quel tempo questa leggenda non la sapeva. Infatti in seguito Lyoto disse a Inoki: «Ehi amico, potevi dirmelo prima. Adesso puoi prendermi a schiaffi quando vuoi, da ora in avanti». A 25 anni Lyoto si scontra contro il combattente Stefan Bonnar. Ma questa volta Lyoto aveva capito che con il permesso di suo padre poteva usare il suo karate. Manteneva la distanza e rispondeva con attacchi veloci e precisi. Bonnar provò a ricambiare il trattamento, ma anche così la differenza di abilità era troppo ampia. In meno di 5 minuti Lyoto Machida gli cambiò letteralmente i connotati. I dottori intervennero e furono costretti a fermare l'incontro. Nel dicembre del 2023 Lyoto affronta in Giappone Rick Franklin, che avrà una grande carriera nell'UFC. Franklin aveva già 14 incontri e non ne aveva mai perso nemmeno uno. Machida lo lavorò al corpo e alla testa. Franklin cercava di contenere il giapponese, ma l'esperto di karate era incontenibile. Dopo qualche altro scambio, Lyoto finì il suo avversario con due classiche tecniche di karate, Maegeri Gyakutsuki. Con 3 vittorie e rapida successione, Lyoto si guadagnò un incontro al K1. Contro il campione mondiale di kickboxing Michael McDonald, che aveva fatto il proprio debutto in MMA. E fu proprio lui lì a chiedere di incontrare l'esperto di arti tradizionali Lyoto. Nel primo minuto Machida chiude subito la distanza e lo portò a terra. Continuò a lavorarlo a terra e fece una pressione con il suo avambraccio sulla gola di Michael. E Lyoto alzò le braccia da vincitore. Nel maggio del 2004, oramai la giovane promessa, Lyoto incontrò il campione mondiale di karate e campione di K1, Sam Greco. Nonostante la differenza fisica e lo svantaggio di esperienza, Machida si concentrò sulla parte bassa del suo avversario e portò a suo favore i giudizi degli arbitri, mostrando un grande grappling e vincendo. Un anno dopo combatte contro il campione UFC BJ Penn, che in quel momento aveva un record di 9 vittorie ed una sola sconfitta. Nel primo round Penn mise a segno molti pugni, ma non fu abbastanza, perché il nostro Karate Kid vinse con decisione unanime. Iniziò subito vincendo alla grande e già 6 mesi dopo, nel 2006, approdò nell'UFC. Lyoto, a 28 anni, ce l'aveva fatta. Era approdato finalmente nella UFC. Ma la domanda era questa: sarebbe stato all'altezza di quel sogno? Quando Machida apparve nell'UFC, tutti dubitavano dell'efficacia di combattimento di Lyoto. Insomma, cosa poteva fare il karate di questo ragazzo? Non poteva certamente credere che il karate funzionasse in combattimento. Alcuni addirittura dissero che i praticanti di arti marziali tradizionali avrebbero fatto una brutta fine nell'MMA. Quindi il drago, come oramai veniva chiamato, non solo doveva realizzare il suo sogno nella gabbia, ma sembrava dover dimostrare l'efficacia del karate e degli insegnamenti di suo padre. Lyoto partì subito sotto pressione, ma in soli 8 mesi collezionò 3 vittorie di seguito, dimostrando un perfetto controllo della distanza e usando attacchi profondi e letali. Andando avanti per il titolo, però, si trovò davanti un avversario che in pochi avrebbero voluto incontrare. Parliamo di Sokoju, soprannominato il killer africano, che aveva una forza mostruosa ed era famoso per un'impressionante serie di vittorie nel Pride. Era un lottatore che tutti temevano perché aveva messo giù gente del calibro di Riccardo Arona e Minotauro Nogueira. Quando arrivò il momento del dunque, però, il camerunense sembrava non aver nessuna arma da usare contro il samurai Lyoto. Dopo aver provato a finire l'avversario a terra, il drago si mise in una posizione laterale e lo prese in una presa al braccio e chiuse la storia. Adesso Lyoto era ufficialmente preso di mira da tutti gli squali della UFC. Il campione Tito Ortiz si stava riprendendo dopo aver perso il titolo ed era intenzionato a rientrare pesantemente in scena. Machida si muoveva intorno a Tito con disinvoltura, dando calci veloci, e provò addirittura a portare Ortiz a terra, e ci riuscì.
Nel terzo round il nostro Karate Kid dette un Itsagiri, un colpo di ginocchio al fegato di Tito, e lo mandò pesantemente in crisi. Lyoto cercò di finirlo, ma Ortiz non ne voleva sapere di cedere e sembrava essersi ripreso molto bene da quel colpo. Machida provò di nuovo una leva al braccio. A soli 30 secondi dalla fine ormai sembrava fatta. Ma Tito riuscì a prenderlo in un brutto bloccaggio e sembrava davvero che l'incontro si fosse ribaltato per Lyoto. Ma il nostro esperto di karate mostrò sangue freddo ed arrivò alla fine del round, vincendo con decisione unanime. Dopo questa vittoria, tutti si inchinarono con rispetto al karate e tutti si inchinarono a Lyoto Machida. Perfino Dana White disse che il drago sarebbe stato un problema serio per chiunque lo avesse incontrato. Con un record di 13 vittorie e 0 sconfitte, arrivò alle finali per il titolo contro l'imbattuto Thiago Silva. Anche lui detentore di 13 vittorie consecutive, considerato una delle promesse più brillanti delle MMA. Subito dall'inizio Thiago andò pesantemente all'attacco in modo aggressivo, ma Machida si opponeva con brillanti contrattacchi e nei 3 minuti successivi Machida mandò al tappeto Thiago molte volte. Ma Silva non aveva intenzione di restare a terra e questo fece allungare l'incontro. E alla fine fu proprio Machida a decidere che basta, ne aveva avuto abbastanza, semplicemente lo mise a riposo. Con questo combattimento perfetto Lyoto uscì da campione. Ma non era finita. Rashad Evans era considerato il re dell'UFC, una forza incredibile ed aveva un ottimo record di vittorie. Questa sfida era di fatto un incontro storico per l'UFC. Due atleti in finale, tutti e due imbattuti. Entrambi spesero i primi minuti a studiarsi finché Lyoto non regalò a Evans la sua solita combinazione vincente, Maigeri Gyakutsuki, e lo mise giù. Evans riuscì a sopravvivere al round, ma le cose si stavano mettendo davvero male. Machida aspettò pazientemente un'opportunità mettendo a segno un attacco d'incontro e con una dura punizione mandò anche Evans a dormire con uno dei KO più leggendari della UFC. Evans non aveva avuto scampo e nei giorni successivi addirittura fu pesantemente preso in giro sul web. Per Lyoto era il culmine, era il nuovo campione e tutti gli sforzi fatti nella vita gli tornavano alla mente. Ogni sacrificio lo aveva portato lì. Mi guardavo indietro e capivo che ne era valsa davvero la pena. Il primo a sfidarlo per il titolo fu il campione del Pride, Maurizio Ua. Una volta suonata la campanella, Maurizio iniziò a martellare Lyoto con potenti calci. Machida rispondeva con pugni in contrattacco, ma non solo. Rispondeva anche con delle splendide ginocchiate. L'incontro andò avanti per 5 fottuti round, con botte da far impallidire tutto il professionismo. I giudici, in una scelta difficile, decisero comunque per la vittoria di Machida. Il risultato però fu molto discusso ed alla fine si decise per un rematch fra i due. Questo avvenne perché molti lottatori UFC che avevano pesantemente criticato le arti marziali tradizionali ora dovevano ammettere che si erano sbagliati. Insomma, ci furono pressioni per rifare l'incontro. Durante gli allenamenti per questo incontro di rivincita Machida però si ruppe un braccio. L'incontro sarebbe stato da lì a poco e andava chiaramente rimandato, ma Lyoto non ne voleva sapere e non si tirò indietro, ma sbagliò. In tanti si aspettavano un'altra guerra come il loro primo incontro, ma rimasero scioccati. Al primo round Machida cadde subito, cadde per la prima volta e perse il titolo. As soon as he got the full mount, Lyoto was in deep, deep trouble, and there he's out. Mi ero allenato duramente per questo combattimento, ma ho perso. Non posso dire altro. Questo è l'MMA. A volte vinci, a volte perdi. Non ho scuse. Era più bravo di me e si meritava di vincere. Lyoto ci rimase molto male, ma chi ci rimase peggio fu il padre, ma non per la sconfitta. Suo padre infatti era preoccupato per le conseguenze della salute di suo figlio e consigliò a Lyoto di ritirarsi, ma nonostante Lyoto capisse la preoccupazione del padre, la risposta fu un fermo: no. Here we go!
Lyoto tornò nella gabbia ben 6 mesi dopo per incontrare il gigantesco Quinton Jackson. I primi 10 minuti di questo incontro non successe niente di che, ma nel terzo round Lyoto iniziò una combo di colpi. Rampage Jackson provò a rispondere, ma Lyoto era pronto e quasi imprevedibile. Lyoto dominò l'incontro, ma alla fine, inspiegabilmente, i giudici dettero la vittoria a Jackson. Sia gli spettatori che Jackson stesso rimasero stupiti dal verdetto. Quando un combattente subisce un KO e poi torna a combattere, si dice che non sia più lo stesso. Ma per me non era così, ero sempre me stesso, volevo continuare a combattere e credevo in me stesso. Aprile 2011, a Machida viene data l'opportunità di incontrare il detentore di molteplici titoli dell'UFC, Randy Couture, che aveva vinto anche gli ultimi titoli a ben 47 anni. Couture iniziò a fare pressione a Lyoto, che cercava di contrattaccare, ma Lyoto stava preparando un gran regalo per Randy. Un Nidangeri, ovvero un calcio frontale saltato che mandò Couture a terra e alcuni denti volarono a bordo gabbia. Lyoto firmò così un altro dei migliori KO della storia dell'UFC. Machida era rientrato pesantemente in scena e si avviava ad una nuova sfida per avvicinarsi alla cintura che era legata saldamente alla vita di John Jones. Jones l'aveva strappata con violenza a Mauricio Hua, battendo anche Quinton Jackson. Rilassato come sempre, Lyoto fu molto bravo a gestire la distanza, come oramai aveva abituato tutto il pubblico. Con i suoi contrattacchi perfetti era diventato ancora più veloce e ancora più preciso. Come ogni buon campione, John Jones capì subito che non poteva battere Lyoto restando in piedi e nel round successivo portò il combattimento a terra e riuscì a ferire Lyoto con una gomitata. Il sangue inondò gli occhi di Machida, impedendogli di vedere bene. Ne vedevo 3, dirà dopo l'incontro. Dopo una ricucitura improvvisata si riprese, ma Lyoto fu colpito mentre si spostava in avanti, fu trascinato alla rete della gabbia e cadde in uno strangolamento. Fu letteralmente salvato dall'intervento dell'arbitro. Lyoto aveva già perso i sensi ed era ormai in balia dello strangolamento che si sarebbe stretto sempre di più. Ma grazie all'intervento dell'arbitro non riportò gravi conseguenze. Comunque, aveva perso. Subito dopo questo tentativo fallito per il titolo, un Machida, 34enne, si trasferì in America per uscire dalla sua comfort zone e cambiare la sua tipologia di allenamento. Il prossimo ostacolo per lui sarebbe stato un wrestler affermato, Ryan Bader, che aveva un record di 14 vittorie e solo 2 sconfitte. Lyoto si muoveva molto bene nell'ottagono con la sua solita guardia in attesa di sferrare una delle sue tecniche preferite, il Maieri, un calcio frontale. Bader era sotto pressione e decise di caricare Lyoto, ma incontrò di nuovo un classico del karate, un Gyakutsuki. Questo gli assicurò la quinta finale dell'UFC, dando a Bader il primo KO della sua carriera, semplice ed efficace. Nel febbraio 2013 Machida incontrò il campione del Pride, Dan Anderson, che veniva da un'onda impressionante di vittorie, ovvero non aveva mai perso in 3 anni. Dan cercò subito di atterrare il nostro Karate Kid, ma Lyoto usciva sempre alla grande e anzi riusciva regolarmente ad atterrare Dan Anderson. Lyoto teneva sempre tutto sotto controllo con i suoi devastanti calci di karate e finì per decisione dei giudici, che dettero la vittoria a Lyoto. Era pronto a reclamare il primo posto del ranking UFC. Lyoto kept the veteran at bay using his signature kicks. Powerful shot to the body. A lot of feints. Oh, jumping front kick to the face. Ma prima dell'incontro per il titolo Lyoto fece una cosa anomala, un altro errore. Accettò la sfida dal 7° in classifica in quel momento, Phil Davis. Machida iniziò bene l'incontro, ma Davis sembrava non farsi impressionare e decise di passare il match al grappling, neutralizzando i calci e le tecniche di karate di Lyoto.
Il nostro Karate Kid non trovò grandi occasioni e alla fine i giudici lo diedero sconfitto. Dopo questa sconfitta, Lyoto si fermò a pensare e giunse alla conclusione che doveva cambiare qualcosa. Aveva sempre combattuto nella categoria superiore e la differenza fisica era sempre stata notevole con i suoi avversari. In pratica, aveva sempre combattuto con persone che lo superavano in altezza, peso e stazza. Quindi passò alla divisione inferiore, che era effettivamente la sua categoria. Così fu organizzato un incontro con il numero 5, Mac Munoz. Fu l'incontro principale dell'evento che si svolse in Inghilterra. Per oltre 3 minuti il nostro Karate Kid sembrava quasi giocare con Munoz. Ed aveva ragione, un mawashi fu sufficiente a mandare giù Munoz. Ancora una tecnica del karate tradizionale, così potente da superare la guardia del suo avversario. E non solo, da incredibile sportivo si avvicina per continuare a colpire, ma si fermò, intuendo che ormai non era necessario. Adesso ufficialmente era entrato nella top 5. Si scontrò con Gegard Mousasi. Lyoto otteneva come al solito una buona distanza e faceva molti danni con potenti calci, ne scagliava ripetizione e Mousasi tremava dalle fondamenta ogni volta. Nelle fasi finali del combattimento, Lyoto era talmente concentrato che fece una carrellata di calci, ginocchiate, colpi vari, impartendo una vera lezione di karate al suo avversario. Dominò l'incontro e vinse con decisione unanime. Ed ecco che a 36 anni era di nuovo pronto per un altro titolo. Il peso medio che regnava a quel tempo era il mai sconfitto Chris Weidman, che recentemente aveva stupito il mondo mandando a terra niente meno che Anderson Silva. Subito all'inizio Chris iniziò una fase che mirava a portare a terra Machida. Lo teneva sempre sotto pressione. Insomma, voleva evitare di cadere in uno di quei micidiali colpi di karate che Lyoto era solito fare. Lyoto sanguinava e nella sala già si parlava di sconfitta per Karate Kid, ma non avevano fatto i conti con il suo cuore di samurai, che iniziò a venire fuori. Iniziò a scagliare colpi veramente pesanti, Lyoto si era svegliato e provò in tutti i modi a finire prima della fine dell'ultimo round, ma non fece in tempo e il verdetto andò ai giudici, che decisero per Weidman. Quella sera Lyoto era stato vicino come non mai a riconquistare la vetta, ma purtroppo era stato sconfitto. Tornò presto in azione a combattere contro Say B. Dolloway, che negli ultimi 5 incontri ne aveva vinti ben 4. Lyoto concluse tutto in meno di un minuto. Un mawashi geri chudan al fegato piegò Dolloway. Dopo questa vittoria tutti iniziarono di nuovo a parlare del titolo che probabilmente spettava a Machida. Ma come a volte succede, il destino non era favorevole. Lyoto infilò infatti una serie di 3 sconfitte consecutive. Così le voci di un possibile nuovo titolo si trasformarono in voci che prevedevano un imminente ritiro. Per la prima volta nella mia carriera avevo perso 3 volte di fila. Era un altro grande ostacolo che dovevo superare. La notizia arrivò prima del suo 40° compleanno. Avrebbe combattuto contro Eric Anders, considerato una stella nascente con un record perfetto di 10 incontri e 10 vittorie. Ma come se la pressione non fosse sufficiente, il combattimento si svolse nella città di Belém, ovvero la casa di Lyoto Machida. Nonostante le previsioni fossero sfavorevoli ed erano tutte contro Lyoto, Karate Kid non si fece problemi e fece contento il pubblico della sua città, vincendo invece contro ogni previsione. E costrinse Anderson a togliere il suo prezioso 0 nello storico delle sue vittorie e ad aggiungere così una sconfitta. Dopo 3 anni Lyoto tornava a vincere. Nel maggio 2018 Machida incontrò niente meno che Vitor Belfort. Machida con i suoi movimenti sembrò quasi ipnotizzare Vitor Belfort, sempre per cercare di finire con un unico colpo al momento giusto. Ed il colpo arrivò, preciso, veloce, letale. Mai Gary Jordan, devastante, lo stesso colpo che aveva fatto finire la carriera a Randy Couture. Belfort subì lo stesso destino. Belfort, dopo questo devastante KO, non tornò mai più a combattere in MMA.
La prestanza fisica di Lyoto nel tempo era un po' diminuita, è vero, ma le sue abilità restavano intatte. Il contratto con l'OFC arrivò alla sua scadenza e quindi il quarantenne Lyoto doveva rassegnarsi ad uscire di scena. Ma l'OFC gli propose un rinnovo. Ma arrivò Bellator che propose un contratto ancora migliore a Lyoto. Così, dopo 11 anni e 24 eventi, Karate Kid decise di abbandonare l'OFC e passò in Bellator. Al suo debutto Lyoto incontrò Rafael Calvaio, che aveva appena perso il titolo assoluto nel suo ultimo incontro. Nonostante Lyoto si guadagnò un naso rotto nei primi scambi dell'incontro, Lyoto continuò ad andare avanti ed a pressare con tutto il suo arsenale di calci, evocando tutta la sua forza e la sua volontà. Il veterano del karate riuscì ad arrivare al round finale, alla decisione dei giudici, che lo dettero vincente. Sull'onda di questa vittoria, Lyoto incontrò Coel Sonnen, soprannominato American Gangster, che provò a pressare Lyoto finché Machida non lo portò a terra con un Itsageri saltato. Sonnen incredibilmente sopravvisse a questo colpo, ma al round successivo Lyoto decise di dare un'altra lezione, ripetendo la stessa tecnica. Ancora un Itsageri, che questa volta manda a dormire Sonnen. Un altro KO storico da inserire nelle migliori compilation. Dopo questa vittoria, Lyoto entrò nei vertici dei combattenti per il titolo, ma ancora una volta il destino non era d'accordo. E Lyoto incontrò di nuovo 3 sconfitte in poco tempo, contro avversari che addirittura aveva già battuto ed affrontato in precedenza. Nonostante tutto, il vero colpo di grazia per Lyoto fu però la dura sconfitta subita contro Fabian Edwards. Lyoto Machida è un vero e proprio artista marziale in tutti i sensi. Venendo dal karate e avendo combattuto contro i migliori del suo tempo, tutti i fan del mondo delle arti marziali rispettano il suo stile. Non ci sono dubbi che Machida avrà sempre un posto speciale nella storia delle MMA. Il karate è spesso inteso come karate do. Do è la via, esattamente come in altre arti marziali. La via è la filosofia, il rispetto, il non calpestare i propri principi. Persistere, perché gli avversari non saranno solo all'interno delle competizioni, ma anche nella vita. A volte ti sembrerà di non farcela, ma tu continua ad andare avanti, perché questa è la via del guerriero. Questa è la via di Lyoto Machida. Talked about it on the air. He's out. He's out. This is to throw guys off balance, trying to finish fights, and that's it. That's it. It's over. この時を待ってたぜ。